Ed era Sia con Cheap Thrills alle 8 e 25 minuti qui su Crystal Radio. Good morning Milano ancora a tutti voi, a tutte voi che ci state ascoltando in questo giovedì 23 maggio, come sempre sui 96.2 FM oppure sul DAB Plus, oppure state guardando su Milano All News o riascoltando sul nostro podcast di Good Morning Milano. Non so perché riascoltando divento più sexy nel dirvelo, non so, bias cognitivi, diciamoli, chiamiamoli così. Buongiorno invece a Valentina Lucia Fontana del Festival del Ciclo Mestruale, ieri ve ne ho parlato, oggi ce l'abbiamo qui con noi. Buongiorno Valentina. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Ma grazie a te, perché davvero ieri quando ho letto appunto dell'esistenza di questo festival, che ahimè, chiedo venia, non sapevo esistere, nonostante sia la terza edizione, quindi davvero pessimo il lavoro fatto in questi due anni da me, nel senso, quindi chiedo scusa, subito ho detto no, dobbiamo parlarne. Perché? Perché è un festival, da quanto vedevo, davvero davvero interessante per tutti e tutte, però questo che mi faceva, cioè non era una roba da ok, io che non sono parte in causa, diciamo, potrei anche dire non mi interessa, e invece è interessante per tutti e tutte, oppure è una roba solo per voi donne, non credo, giusto? No, esatto, è proprio questo il punto. Noi dalla prima edizione abbiamo cercato di dare un'impronta al festival a prescindere dai generi, no? Anche perché l'obiettivo è abbattere il tabù che ancora esiste sul ciclo mestruale, e sicuramente fare un pezzo di appunto abbattimento di tabù solo noi donne non servirebbe a niente, no? Abbiamo bisogno ovviamente di alleati, di voi uomini che non mestruate, perché sennò il tabù non possiamo abbatterlo da sole. Quindi il festival vuole proprio parlare a tutti i generi, a prescindere dal fatto che si mestrui o non si mestrui, ecco. Sì, parola che però appunto molti noi maschietti facciamo fatica anche solo a nominare, cioè nel migliore dei casi diciamo c'ha le sue cose, cioè nel migliore dei casi, negli altri non lo nominiamo proprio, non guardiamo, oddio che schifo, cioè immagino in questo momento comunque alle 8.27 gente dice ma sono temi da fare la mattina, sì, giusto? Ma sì, guarda che non siete solo voi uomini ad avere delle reticenze a chiamarle con il loro nome, no? Abbiamo tanti, ci siamo inventati negli anni tanti nomi pur di non nominarle, quindi il ciclo, che in realtà le mestruazioni sono solo una parte del ciclo mestruale, poi sono le mie cose, sono indisposta, sono in quei giorni, cioè quindi... Io penso, avevo una fidanzata che diceva sono arrivati parenti, diceva così, ecco, penso a te. Appunto. quindi in realtà è una cosa abbastanza collettiva, perché c'è appunto una vergogna, no? Qualcosa che deve rimanere privato. Ci siamo sentite anche dire ma perché fate un festival? È una cosa privata. Addirittura una donna ci aveva scritto mio marito non sa che le ho, e lì ci siamo un attimo stupite, no? Abbiamo pensato, ma dove vivono? Cioè, vivono sempre separati? Come funziona la loro relazione? Cioè, è quasi peggio di quella roba là, come era 16 anni, non sapevo di essere incinta, no? Quella roba lì. Cioè, esatto. Non sapere che tua moglie ha il ciclo mestruale è ancora peggio, mi viene da dire. Esatto. E quindi sì, c'è ancora tanta, si fa ancora tanta fatica a chiamarle con il loro nome. E allora la domanda principale, però te la sei già fatta, ma me ne dai la risposta appena dopo la prossima canzone, è perché farne un festival? Però nel senso che siamo ben contenti, dico, insomma, appena ho letto la notizia ho detto no, vogliamo Valentina, chiamiamo Valentina perché voglio sentirla, però davvero la domanda che vi fanno tutti e che quindi vi faccio anch'io è appunto perché avete pensato a questo festival? La risposta fra pochissimo dopo la canzone che arriva, a piccolo break, che poi siamo di nuovo qui con Valentina Lucia Fontana del Festival del Ciclo Mestruale. A fra poco! Annalisa con Mon Amour, 8.38 minuti, Good Morning Milano. Continuiamo a parlare del Festival del Ciclo Mestruale insieme a Valentina Lucia Fontana. Allora Valentina, te la sei fatta anche tu, o meglio, ci hai detto che insomma, la domanda che ti fanno più spesso, che vi fanno più spesso è ma perché un festival? Appunto questo festival che inizia domani, giusto? Inizia, sì, venerdì. Ok, sì, domani. ho già capito che stai lavorando con una cosa che non sai neanche che giorno sì, è oggi. Esatto. Quindi benissimo, no, domani, venerdì, sabato e domenica a Rob the Mat, appunto. E mi viene da pensare che appunto qualcuno a casa aveva detto, beh, ma il Festival del Ciclo Mestruale, proprio una Rob the Mat. Perché esiste questo festival?
Allora, guarda, l'idea è nata perché ci siamo rese conto appunto che esiste ancora un po' un'ignoranza di fondo, cioè è stata una presa di coscienza da parte mia perché mi sono resa conto che pur essendo una donna abbastanza curiosa, una persona in generale curiosa, non sapevo niente del mio ciclo mestruale, cioè sapevo come gestirlo, no? Gli assorbenti, l'antidolorifico, però non sapevo esattamente cosa succedesse al mio corpo. E poi ho scoperto che in realtà non era solo una mia condizione, ma era una condizione di ignoranza un po', condivisa. E quindi insieme a tante persone che si sono aggiunte poi negli anni, il percorso è iniziato con Alessandra Giglio e Sonia Castelli, dove abbiamo creato un podcast e poi dopo abbiamo portato il contenuto ciclo appunto dal podcast a un festival, grazie poi all'incontro Diciamo il con podcast, altre due. Valentina, diciamo il nome del podcast dove lo possiamo trovare. Eva in rosso, Eva in rosso su Spotify e su tutte le piattaforme di podcast Ok, free. perfetto. E sono 9 episodi che vanno ad esplorare un pochino tutte le tematiche intorno al ciclo, dal primo ciclo al sesso, all'endometriosi, al tabù appunto intorno al ciclo, Infatti, insomma, perché negli sono. obiettivi che leggo appunto sul vostro sito c'è scritto che vuole cambiare la narrazione sul ciclo mestruale, e questo appunto è un po' quello che stai dicendo adesso, ma poi dice anche che vuole contrastare le forme di emarginazione che ancora colpiscono le persone che mestruano. Quali sono queste emarginazioni e che tipo appunto di emarginazioni si possono ancora incontrare nel 2024? Effettivamente, qualcuno mi ha detto che quello là non sapeva che la moglie avesse il ciclo, vabbè, Vabbè, mi hai quello lasciato è un sconvolto, mi hai aneddoto lasciato, cioè, esatto. infatti, vabbè. No, allora, per fare un paio di esempi, sicuramente la narrazione che abbiamo avuto, no, da anni sul ciclo mestruale ci ha fatto sempre sentire un po' a disagio, no? Ci ha sempre intanto insegnato a far finta di non averle e quindi pensa a vivere un accadimento ogni mese e far finta di non averle, quindi essere sempre a disagio perché devi preoccuparti se ti sei sporcata, devi preoccuparti di non far capire ai tuoi colleghi, alle tue colleghe che hai il ciclo mestruale, la tipica frasetta, cosa sei nervosa, hai le tue cose. Quindi partiamo da questo contesto un po' fastidioso, No, no? anche Che perché comunque se ti fa. fosse vero io avrei le mie cose tutti i giorni, quindi cioè nel senso, quindi sono la prova che non è quello. Infatti abbiamo fatto una t-shirt per il festival con la scrittina Non è il premestruo, sei tu. Cioè, quindi Giusto, per giusto, giusto, giusto. esatto. E poi, a parte questo comunque contesto socioculturale in cui viviamo, ci sono delle patologie legate al ciclo mestruale come l'endometriosi che ha in media 7 anni di diagnosi. Questo perché? Perché ci è stato insegnato che le mestruazioni fanno male e quindi soffrire per le mestruazioni è Normale. normale. Ma non è così perché chi ha una mestruazione invalidante, cioè che non riesce ad andare al lavoro, a scuola, cioè non riesce a vivere come gli altri giorni, è un campanello d'allarme. Ma molte persone, molte donne sono appunto convinte che sia normale e quindi poi queste diagnosi diventano lunghissime. Per non dire che poi ci sono professionisti e professioniste che non conoscono ancora l'endometriosi, quindi non la sanno diagnosticare. E è una cosa importante perché le persone che soffrono di endometriosi vivono una condizione molto invalidante, no? Che comunque pregiudica il loro lavoro. C'è un'altra patologia che è il disturbo disforico premestruale, che è fisico ma anche mentale. Quindi insomma. Ci sono proprio delle discriminazioni che vanno a toccare la salute e il benessere delle persone. Perché? Perché si parla poco del ciclo mestruale, Perché infatti perché si conosce. è interessante Valentina che voi ne parlerete, ma ne parlerete in appunto tutte queste varie sfaccettature, sia, ho visto ci sono anche dei momenti, cioè, sono anche dei momenti di intrattenimento, di goliardia, passatemi il termine, ma anche appunto con medici, con esperti del settore che appunto vengono a spiegare, raccontare bene tutto quello che magari appunto magari noi altri non sappiamo neanche. Sì, esatto, l'intenzione del festival, il festival è nato come contenitore per
affrontare tantissime tematiche diverse. Infatti, non affronteremo solo la tematica della salute con ginecologi e professioniste preparate, ma anche, per esempio, la tampon tax o il congedo mestruale. Quindi è veramente un contenitore dove affrontare tantissimi argomenti diversi, in formati diversi, perché gli argomenti saranno affrontati attraverso workshop, talk, avremo una stand-up comedy, DJ set. Quindi l'idea è proprio di creare un festival. Potevamo fare un convegno, ma invece abbiamo deciso di fare un festival per poter avvicinare più persone possibili alla tematica, no? A seconda della sensibilità. Quindi magari c'è la persona un po' più scettica che viene a vedere lo spettacolo di stand-up e magari si apre, no? Qualcosa. Viene catturato poi dal Quindi, resto del festival. esatto. Ricordiamo bene appunto il luogo, le date, gli orari, insomma, anche un po' magari se so che come sempre i figli gli si vuole bene a tutti, però ci saranno dei momenti che vuoi raccontarci, i momenti che non possiamo, non dobbiamo perderci del festival. Allora, sicuramente, come hai detto tu, tutto il festival, quindi noi apriremo il 24 venerdì domani sera alle 18:30 e finiremo domenica sera appunto con la stand-up comedy alle 21:30. Una grande novità di quest'anno è che abbiamo realizzato una mostra fotografica che si intitola Corpo a Corpo e abbiamo avuto candidature e avremo foto di fotografi da tutto il mondo. Quindi sicuramente questa è una novità a cui teniamo particolarmente. Poi ci saranno diversi momenti, talk che spazieranno da appunto la fertilità, social freezing, PMA, endometriosi, malattie invisibili. Avremo anche un talk sull'ambiente, che qual è la connessione tra ambiente e diritti delle donne. Quindi purtroppo con questa pioggia incessante è una domanda che dobbiamo iniziare a porci in modo importante. Avremo dei workshop sulla sessualità, sulla menopausa, un altro argomento a cui teniamo particolarmente, perché se il ciclo è un tabù, la menopausa è ancora un tabù ancora più forte. Quindi, insomma, veramente il programma è fittissimo ed è veramente per tutti e tutte. Quindi No, infatti, questo è interessante perché appunto cioè, tutti noi possiamo imparare qualcosa di nuovo, vivere un'esperienza anche di condivisione e appunto di cambio della narrazione, soprattutto per noi maschietti, magari capire che possiamo parlarne, possiamo fare anche delle domande, magari così che si possa imparare di più e appunto anche molto interessante che insomma sia così aperto a tutti, a tutte e a tutti. Quindi molto molto bene questo, devo dire. Grazie, grazie Valentina. grazie a voi. Allora, ricordiamo appunto venerdì, domani, sì, domani, venerdì, sabato e domenica, Rob the Mat, Festival del ciclo mestruale. Dacci un po' le coordinate se vogliamo appunto vedere il programma, sapere di più, contattarvi. Certo, allora trovate tutte le informazioni e il programma sul festival del ciclomestruale.com, ci trovate su Instagram e ci trovate anche su TikTok da poco. Là. Abbiamo deciso di fare questa esperienza perché poi il festival vuole essere anche intergenerazionale, quindi come parliamo di menopausa, parliamo di menarca, quindi il primo ciclo, proprio per cercare di essere un festival per tutti e tutte, ma anche per tutti, per tutte le età. E infatti quest'anno una cosa a cui teniamo particolarmente è che avremo diversi studenti e studentesse delle università Bocconi, Politecnico e Statale che apriranno momenti del festival, quindi portando il pensiero e la visione della generazione Z all'interno del festival, quindi rappresentanza di tutti e tutte, E insomma. infatti, veramente, veramente, vedi, questo, quando si parla di inclusività, ci riempiamo la parola spesso e volentieri di questa parola, poi invece le cose basta farle e voi, appunto, l'avete fatta e insomma, altro che inclusività, ben oltre. Grazie mille, Valentina. Allora, buona giornata. Oggi è giovedì, comunque, te lo dicevo così, giusto per Grazie riportarti un attimo mille. nell'agenda. Immagino Nella realtà. il frullatore in cui sei, quindi immagino che insomma non sia facile. In bocca al lupo, buon lavoro, buona fortuna, prendi quello che vuoi e fate lo vostro per questo Festival del ciclo mestruale che appunto inizia domani e va avanti fino a domenica a Rob the Mat a Milano. Grazie mille a Grazie mille, Valentina buona Lucia giornata a Fontana. tutti. Grazie mille, Ciao, andiamo avanti con la grazie. musica.